E siamo finalmente, dopo un numero allucinante di episodi di attesa, in guerra di espansione. Bentornati a Stellaris, ci eravamo lasciati sull'orlo della guerra e, come promesso, declare war. Abbasso la velocità e siamo finalmente, dopo un numero allucinante di episodi di attesa, in guerra di espansione. Questa guerra ci porta solo contro i cleanser, con tutto il resto dell'universo dalla nostra parte. Muoviamo direttamente le nostre armate in attacco. E andiamo a ripulire un po' la situazione. Ci muore naturalmente il nostro leader nel momento in cui si entra in guerra, una situazione da deserto dei Tartari, proprio quel generale. Allora, possiamo effettivamente, avendo un sacco di influenze da bruciare, decidere cosa ci quale leader preferiamo mettere in battaglia? Questo aumenta la velocità, ha già 91 anni ed è anche molto bravo. È il governatore di Discoland e lo facciamo eleggere. Perfetto. Adesso a Discoland c'è da andare a mettere qualcun altro. Reclutiamo Clear Blocker, serve un po' una mazza. Shipbuilding Speed. Aplastic, non abbiamo un governatore, ma non penso neanche che possiamo averlo. Non so se possiamo avere i governatori su quelle terre. Allora, nel mentre, riaumento la velocità perché le navi non sono proprio vicine. Stanno tutti un po' chiudendo i bordi contro di noi. Le navi stanno sempre muovendosi. E qui ci sono dei marauder che sono stati apparentemente distrutti. Abbiamo una bella tecnologia da sviluppare e potremmo andare sugli habitat, che dovrebbe essere un prerequisito per le megastrutture. È morto un altro leader, logicamente anche lui un militare. Andiamo su questo, che aumenta l'army morale. Abbiamo trovato queste statue con le ali, intanto. Technology researched. Improved production, perfetto. Colonial centralization e allora, questo è questo, e intanto ho visto che è fallito il voto sulle quella norma ecologista che non ci interessava. Allora, the enemy of my enemy, potremmo quasi quasi spingerlo in emergenza.
lo facciamo. Siamo tutti abbastanza tutti d'accordo. Nel mentre stanno finalmente arrivando le navi alla frontiera. Technology Questo è research. il Cosmic Accord con cui avremo probabilmente a che fare a breve. Non c'è nulla realmente che ci interessa, però facciamo Reserve Station Output. Nel mentre una construction ship che abbiamo qua dovrebbe poter no. Abbiamo una science ship qua che può ricercare i project nel system e poi dovremmo rimandarla indietro nel tentativo di allora, require exploration, quindi niente. Allora, nel tentativo di rubare un po' di tecnologie ai durante le battaglie. Allora, ricercare un po' di detriti spaziali. Allora, nel mentre siamo in guerra. Le flotte sono decisamente in zona, intanto a sud cominciano a conquistare. Ok, il grosso della flotta si è mosso. Mantengo la velocità comunque su perché finché non incontriamo la flotta nemica non c'è un granché da vedere. Tutti ingaggiati. Allora, con questa andiamo a ripulire questi sistemi e andiamo a porre un assedio qua. Special project complete. Con gli altri continuiamo attraverso questi sistemi. Mila ci basterà per questa base spaziale, lo scopriremo una volta arrivati. Allora è il momento di comprare un altro po' di metallo. E direi che è anche il momento di spendere un po' di soldi, sia per aumentare gli armory point. E focus increase, non mi sembra che noi abbiamo prevalentemente armi laser. Ok, siamo arrivati ad attaccare la loro base, siamo assolutamente in vantaggio. Hanno un po' di flotta di militare a difesa. Allora, non c'è nessun sistema qua da conquistare. Perfetto, abbiamo risolto anche questo. Andiamo a ripulire questi sistemi. E quindi ad attaccare, diciamo quasi alle spalle. Con questo invece andiamo in un attacco diretto. E muoviamo anche i
le truppe da sbarco, gli Stormtroopers. Naturalmente qualcuno ha pagato i Marauder per venire a romperci le balle nel mentre che la nostra flotta è impegnata dall'altra parte. Vabbè, ricostruiremo. Station threatened. E infatti ecco che entrano e purtroppo anche se noi abbiamo messo tutte le forze di Technology difesa researched. possibili, effettivamente avrei dovuto costruire qualche base fissa, anche se poi in realtà sono abbastanza soldi sprecati, cioè nel senso li rallenti, ma non è che puoi fare un granché, arrivare a 8.000 di difesa è abbastanza elevato. Una volta che saltano questa stazione, vabbè, qui comunque, già che ci siamo, andiamo a mettere giù tutte le postazioni fisse possibili. E queste in realtà io non le costruisco mai, è un mio limite, ma ok, sono già al massimo livello, si stanno aumentando. Ok, allora questo cruiser lo leverei di mezzo. Mining station lost. I Marauder logicamente stanno facendo danni. La nostra flotta sta facendo il giro. E finalmente arriva il grosso. E purtroppo i Marauder ci stanno facendo un sacco di danni. Noi intanto aumentiamo la nostra abitability. L'attacco dei Marauder è completato, fortunatamente, quindi possiamo mandare una nostra nave da costruzioni a risolvere la situazione di lì. Ma intanto ne mandiamo una a costruire la base di ricerca qua. E qui possiamo continuare le nostre ricerche archeologiche. E finalmente siamo arrivati a un pianeta da attaccare. Non è che questi avversari ne avessero poi molti. E andiamo a vedere com'è la situazione. Mandiamo in orbita le truppe. Transport. La situazione è 200 di guarnigione, noi ne abbiamo 223. Quindi potrebbe essere un assalto non esattamente bilanciato.
Non abbiamo quei bei rapporti 4 a 1 che si potrebbero volere sugli attacchi a terra. Intanto qua, a proposito dei rapporti 4 a 1, andiamo a far fuori quello che rimane della loro flotta in un unico colpo. Engaging hostile fleet. Interessante come abbiano i cruiser e come i cruiser siano stati spazzati via. Tra i bonus e la quantità di navi che mettono in piedi questo effettivo laser show. E a questo punto possiamo concentrarci sull'ultimo pianeta, gli ultimi pianeti o l'ultimo. Abbiamo trovato il Drake. E ok. Fleet lost. Abbiamo perso una flotta da qualche parte. Gli Mighty Marauder si sono effettivamente ritirati. Sì, quindi andiamo a costruire il nostro. An alien empire is reaching out to us. Avevo quella roba bloccata da secoli. Anche qua costruiamo le nostre defense platform. E a questo punto rimane veramente solo lo sbarco qua. 203-223, proviamo, rischiamocela. Non ho voglia di stare a bombardare per ore. Deploying pacification troops. E direi che non sembrano esserci problemi a pacificare il pianeta. Anche se qualche perdita la Technology stiamo researched. avendo. Allora, Fleet Command Limit è interessante. E direi che questa invasione è andata a buon fine, anche se purtroppo è stato un piccolo massacro per la nostra parte, però se non altro ci porta molto vicini Hostile planet pacified. alla conclusione di questa guerra. Allora, questo sistema è preso, quindi spostiamo tutti nell'ultimo sistema, nonché capitale, e andiamo tutti sul pianeta principale. Sulla quale abbiamo un 178 di esercito in diminuzione. Noi siamo a 137. Se qualcun altro ci desse una mano con l'esercito non sarebbe male. E cosa ci manca qui? Penso solo questo sistema. Sì, non vedo altro da occupare. Allora, se ci dessero sì una mano con queste, magari spostando queste truppe, nel mentre andrei a creare qualche. Allora, innanzitutto abbiamo un sacco di aggiornamenti qua da fare e andiamo a metterli tutti in cantiere. Un amministrativo. Intanto la nostra bella risoluzione è passata, adesso c'è Natural Sanctuary su quale logicamente ci opponiamo.
Guardian Angel Act ci opponiamo. E ora siamo secondi comunque a pari merito. Quindi dobbiamo stare attenti a non stringere troppo il consiglio. Ok, a questo punto possiamo tranquillamente atterrare, perché il Deploying bombardamento ha pacification troops. massacrato completamente i nostri Hostile avversari. planet pacified. E a questo punto possiamo tranquillamente procedere con la pace. E look at that! A questo punto siamo veramente un discreto impero. Abbiamo il Rum Eternal Empire, che se non sbaglio era un... Esatto, sono i finti Romulani che avevo creato a un certo punto. Un impero marziale cattivissimo che potrebbe essere tranquillamente il nostro prossimo avversario, se non sono in guerra. Sì, potremmo assolutamente andare contro di loro e continuare la nostra cavalcata. A questo punto penso che saremo abbastanza inafferrabili, soprattutto se non hanno effettivamente un difensivo con una potenza equivalente, ma non, allora innanzitutto sono dall'altra parte della galassia e comunque noi siamo in 4. Sì, penso che ci sarà un momento di ricostruzione della flotta, e in realtà ci sarebbe anche da ragionare qui sull'integrazione di questi soggetti, che può essere fatta tra nel 2312 e il 2308, e sarei per integrare tutti i nostri soggetti prima di andare contro effettivamente l'altra federazione. E ripeto, meno male che sono pacifista. Però appunto qui abbiamo bersagli migliori, poi ora si sta probabilmente anche aprendo un po' di spazio per l'esplorazione. C'è qualche pianeta effettivamente da qualche sistema effettivamente ancora da esplorare tra questi conquistati. Vediamo se c'è qualcosa da ricostruire. Non c'è nulla da ricostruire. E qui c'è un border gore allucinante. Construction complete. E direi molto bene questo episodio. A questo punto siamo assolutamente... Beh, non siamo i primi del Consiglio Galattico, ma siamo assolutamente sulla buona strada per diventare l'egemonia galattica. Logicamente tra un po' cominceranno crisi di vario tipo, perché sennò il gioco diventa troppo semplice. E logicamente anche tutte queste due scossoni nella Federazione stanno indebolendo la federazione, ma penso di poter mandare ancora qualcun altro per cercare di migliorare la situazione. Bene, direi che come episodio di guerra diciamo che è un episodio autoconclusivo con un'unica guerra, quindi possiamo fermarci qua. Un momento che controllo questo, ok? Ah, la nostra corporazione amica è entrata in guerra, speriamo non gli vada malissimo.
E dicevamo, come episodio autoconclusivo di guerra, direi che l'abbiamo portata a casa. E ancora una cosa, se no qui rimangono tutte bloccate. E quindi nel prossimo episodio vedremo come continuare questa probabile espansione. Ecco, nel mentre qui abbiamo già un'altra guerra che sta per cominciare. E allora direi che vi lascio in sospeso per questa guerra di conquista contro un avversario molto più potente di noi. Al prossimo episodio!